Vengo fuori che c'è la luce. E certo, io riprendo sempre. Non ti fidi delle domande che ti faccio? No, mi fido delle domande, però così tutti sanno quello che va in onda tutto quanto. Ma mica solo voi, la RAI. Ma è vero che sei più nervoso, come hanno descritto i giornali. Non ho parlato con nessuno. Grazie. Comunque andiamo fuori, ma vengo, io rispondo a tutte le domande. Vieni. Senza problemi, 20 minuti a disposizione per rispondere a tutte le domande. Qua. Vieni Carletto. Ci sono per tutti. C'è anche la telecamera vostra, sta riprendendo. Sì, così, beh, e che problema c'è se siete anche voi ripresi? Ho detto voi che la prima domanda la facciamo fatto che da ieri voi grillo siete indagati. Essere su questo, sì, mi sembra normale che ogni cittadino ha diritto di fare delle denunce per la diffamazione, mi sembra più che normale che un PM abbia fascicolo. Mi sembra onestamente anormale che una denuncia per diffamazione, un fascicolo aperto, riceva così tanta attenzione in questo paese, questa è una mia opinione. Ridirebbe ancora che sono degli squali quelli che a Genova insomma. C'è un'inchiesta in corso, secondo me non ha diffamato nessuno, ma questo lo dice. Quando diceva squalo si riferiva alla Cassimatis. Questo lo diranno i magistrati e c'è un'indagine in corso, non rispondo su questa cosa. Risponderò ai magistrati. Tranquillo, stavolta i tuoi tempi dovrebbero essere brevi perché altrimenti insomma non si può presentare la lista in modo sereno anche a Genova. Ma io veramente sì, è stato scritto pure lì, leggo articoli su di me che non stavo tranquillo, sto così tanto, che siamo così forti, non vogliamo mai. Cioè, non è che ci facciamo intimorire, sono 4 anni che combattiamo, non ci siamo mai fatti intimorire, ma da qui a... alle prossime elezioni politiche ci saranno tanti altri attacchi, non mi riferisco a questa denuncia, ma ogni cittadino ha diritto a denunciare. Io ho denunciato un sacco di persone per diffamazione, esponente del Partito Democratico, e non è la prima denuncia per diffamazione che ricevo. È stato fatto un errore però lì a Genova, diciamo, magari era meglio se non si voleva cambiare la Cassimatis. Questa è la quinta domanda su Genova. No, voglio insomma capire come mai, diciamo, se secondo voi è stato fatto un errore e se magari la Cassimatis non andava candidata da prima. C'è un garante che ha fatto una valutazione sulla base appunto della salvaguardia delle linee del movimento, è stata una decisione autonoma del garante. Veniamo a oggi, voi siete qui, seconda tappa del tour est del Movimento 5 Stelle. In questi giorni si è parlato di una putinizzazione, cioè si è parlato di un vostro avvicinamento a Putin, anche perché tra l'altro Mario Di Stefano diciamo, è stato l'anno scorso anche al congresso, no? Russia Unita. Si sente Carlo, sì. Onestamente non è che si è parlato di putinizzazione, cioè si è mentito in maniera sconvolgente, cioè io non veramente... io credo che ci sia veramente sia in pericolo per i professionisti bravi, io non metto in dubbio che lei sia un professionista bravo, la vostra credibilità è messa in dubbio da menzogne quotidiane che sono sconvolgenti. Io qualche mese fa durante il tour stravinto, sul referendum stravinto, risposi anche in merito a un ipotetico, lo scrissero, finanziamento che era arrivato dalla Federazione Russa sul mio tour in motorino di quest'estate, per il quale tra l'altro ho speso 800 euro circa tutto. Ce lo vede lei Putin che mi manda 300 euro per mettere benzina e cambiare una gomma? E la stessa cosa, alcuni esponenti del Partito Democratico, questo è diffamante, sostengono che il Movimento 5 Stelle abbia preso un euro dalla finanziamento della Federazione Russa o che vi siano degli hacker russi che insieme ai troll e agli attivisti del Movimento 5 Stelle attuano una politica, diciamo, mediatica sul web volta a destabilizzare l'Unione Europea. Ma lei ci crede a tutto questo? No, però dopo gli arresti, diciamo, ci aspettavamo qualche dichiarazione da parte vostra che non è arrivata. Il Movimento 5 Stelle contrasta qualsiasi forma di violazione dei diritti umani, sempre e in tutti i paesi. Siccome ci sono alcuni diritti non garantiti in Russia, non dobbiamo più parlare con la Russia? Ci sono o no dei diritti non garantiti nel sistema sanitario nordamericano? Con questo ragionamento non dobbiamo più parlare con gli Stati Uniti d'America? In Cina tutti i diritti sono garantiti? Dobbiamo smettere di parlare con la Cina? Ma in Italia tutti i diritti sociali, economici, civili e politici scritti nero su bianco sulla Costituzione sono garantiti agli italiani? Con questo ragionamento gli altri paesi non dovrebbero parlare con noi? In Arabia Saudita, dove Renzi è andato con il piattino, sono garantiti i diritti umani? Perché si è attaccato il Movimento 5 Stelle se combattendo contro le... Un attimo ragazzi, un attimo, silenzio per piano favore. Piano.
Una, perché il Movimento 5 Stelle deve subire costantemente tentativi, tra l'altro a vuoto, di legittimazioni, delegittimazione se contrastiamo le sanzioni alla Russia che hanno colpito la nostra economia, o se chiediamo maggiore collaborazione tra paesi NATO, paesi UE e Federazione Russa in materia di intelligence al contrasto col terrorismo? Che c'è di sbagliato in questo? Siccome diciamo questo siamo filo Putin, allora siccome diciamo che c'è qualcosa di positivo negli Stati Uniti d'America, per esempio dal punto di vista della libertà di stampa che è maggiore, o di quanto si veramente pagano coloro che rubano o che fanno reati di evasione fiscale, io allora, siccome dico questo, ho avallato implicitamente gli interventi illegali in Afghanistan e in Iraq. Ma è possibile andare un pochino oltre gli slogan sei filo Putin perché non vuoi le sanzioni alla Russia, oppure sei con i terroristi perché vuoi il ritiro delle truppe dall'Afghanistan? Così non se ne esce. Però onestamente questo non è un problema nostro, perché noi cresciamo, continuiamo a riempire le piazze, continuiamo a parlare di temi. Amen, io non mi preoccupo più se la stampa e se il Corriere della Sera intitola così grande, una roba enorme, su una denuncia per diffamazione, tutta poi da verificare. Amen, lo facessero quando ci stanno. Ma che c'è mai stato Verdini con le telecamere intorno e ha risposto come rispondo io? Con questa attenzione, con questa attenzione e con la tranquillità io rispondo, sto qui 20 minuti a rispondere. Mi ha dato fastidio però la notizia di essere indagato? No, mi dà fastidio per il paese questo tipo di sistema mediatico perché non gli fa bene. Però non è che fa male al Movimento 5 Stelle, al Movimento 5 Stelle gli fa pure bene. Cioè non capisco, no, non ce l'ho con lei, alcuni enormi gruppi di potere legati agli editori impuri, perché il problema in Italia sono gli editori impuri, non i giornalisti come lei. E lo ribadisco sempre, non ce l'abbiamo con lei che fa il suo onesto lavoro, ce l'abbiamo con il concetto di editore impuro, con il Caltagirone, con il De Benedetti, con il Berlusconi, con Mediobanca che sta dentro il Corriere della Sera, perché non vi sarà mai la vostra libertà se le linee editoriali, fermo restando che lei farà la sua professione onestamente e il più indipendentemente possibile, se le linee editoriali dei giornali vengono dettate da questi editori impuri che utilizzano il sistema mediatico non per informare, ma per salvaguardare il proprio interesse economico, così fa sempre Caltagirone e si vede quotidianamente, ma non gli credono più e questo a me non preoccupa. Mi stimola a dare di più, io domani sono a Lecce, in Salento, a Polignano, e vedo dai risultati che i cittadini non gli credono più a tutto questo. E se i cittadini non credono più al sistema mediatico, è un male, perché tra tutti i giornalisti ce ne stanno tanti, schiena dritta, che fanno denunce importanti, e c'è il rischio che il cittadino un domani, dato che la stampa è delegittimata da se stessa, non crederà a denunce importanti di fior di giornalisti con la schiena dritta che sono importanti in questo paese come un chirurgo. Però se volete andare al governo è normale anche, insomma, che facciamo le domande sulla vostra politica estera che avete illustrato oggi qui. E anche, mi pare, insomma, che io su quelle sono le indagini, mi pare che riguardano gli altri e che riguardano voi. Ma io mi pare che sono qui a rispondere a tutto. Voglio vedere se la Boschi risponde tranquillamente e se risponde sul padre che incontrava il massone Flavio Carboni a 300 metri dal suo ufficio chiedendogli chi mettere come amministratore delegato di Banca Etruria. E che le ha risposto la Boschi su questo? Ha risposto a Formigli in studio, insomma, Piazza Pulita. Su Flavio Carboni, che disse? Gli ha fatto le domande, insomma, non è. Non so se gli ha risposto, ma magari gli ha detto, magari ricordo, non voglio giudicare, magari. L'ha incalzata, insomma, no. come hanno fatto sempre. Io dico che, no, tranquillo, tutti i giornalisti hanno il dovere di incalzare, non il diritto, il dovere, a patto che si comportino nello stesso identico modo con tutti. Perché il Movimento 5 Stelle è assolutamente incalzato in maniera incredibile, dico grazie perché siamo migliorati anche con questo. Altre cose. Essere i primi a chiederlo, infatti, perché dove andare al governo, insomma. Mi pare che l'ho fatto. Cioè io chiedo questo, però chiedo lo stesso identico trattamento agli altri. Anche perché se non c'è lo stesso identico trattamento, il cittadino se ne accorge. E quando vede che un esponente del 5 Stelle viene, subisce un giusto interrogatorio in televisione e altri esponenti politici ricevono il microfono in cambio di libere dichiarazioni, poi viene dalla parte nostra, per cui non ci preoccupa, perché questo comportamento, e Virginia Raggi, l'attacco a Virginia Raggi lo dimostra, in realtà ci sta garantendo consenso. Questa è la mia idea e sono qui a rispondere ad ogni altra domanda, c'ho un quarto d'ora di risposte senza barriere e intermediazioni. Oggi nella politica estera avete parlato di qualcosa di differente rispetto alla politica europea. Scusate un attimo solo, scusate, poco, mi diceva, scusi. Come politica estera, oggi si è parlato principalmente non tanto di Europa e di
quello che ruota intorno all'Europa, ma soprattutto di Medio Oriente e poi di Sud America. Perché? È un cambio di paradigma? No, in realtà da quando siamo entrati noi abbiamo sempre allargato la nostra visione, no? Abbiamo fatto incontri con i paesi latinoamericani, sono stato a colloquio con il governo in Ecuador, in Colombia, cioè riteniamo che nell'interesse nazionale italiano non sganciarsi dagli Stati Uniti d'America, ma allargare lo sguardo, allargarlo a determinati paesi emergenti in Asia, a paesi africani, a paesi latinoamericani, alla Federazione Russa che è un partner importante dal punto di vista economico e della lotta al terrorismo. Questo non significa rompere con un paese, significa allargare e costruire un mondo che sia molto più giusto. E questa è la linea politica del Movimento 5 Stelle, che non dipendendo da nessun grande finanziatore, magari legato a gruppi che producono anche armi, ha quella autonomia di linea di politica estera che non hanno i partiti oggi, che sono tutti schiacciati in maniera oscena su posizione filonato. Quindi questo non significa naturalmente abbandonare la NATO in maniera tout-court, ma significa anche possibilmente rivedere quelle che sono le politiche internazionali. Esatto. Della NATO. Noi abbiamo presentato, tra l'altro una proposta di iniziativa popolare, una legge sulla modifica della nostra, diciamo proprio posizionamento della permanenza dell'Italia nella NATO, non uscire dalla NATO, ma la NATO deve essere un'organizzazione, un'alleanza difensiva. Si chiama Ministero della Difesa, non Ministero dell'Offesa. Se invece questa NATO ci impone di fatto interventi militari illegali che hanno destituito certamente dittatori, producendo caos peggiori, morti, bambini morti, innocenti, anziani morti, rifugiati, e poi c'è il problema, il dramma dell'immigrazione, ma in primis c'è il dramma lì di povertà, di carestia, allora non mi sta bene far parte di un'organizzazione che non è che tende a difendersi ma a offendere, magari esclusivamente per mettere mano sul petrolio. A me questo non mi sta bene. Non mi sta bene eticamente e non smetterò mai di dirlo. Qual è l'opinione in merito proprio alla richiesta da parte degli Stati Uniti d'America di raddoppio delle spese proprio per la NATO, per i paesi europei? Siamo contrarissimi. All'interno di questa legge che abbiamo depositato, noi vogliamo ridurre la spesa non alla difesa, ma all'acquisto di strumenti che siano offensivi, perché l'F-35 è uno strumento offensivo. Oggi per contrastare il terrorismo devi investire maggiormente in forze di polizia, in carabinieri, intelligence, perché il problema è qui in casa. Non comprarti un cacciabombardiere nucleare, perché poi vediamo i problemi veramente sociali che ci sono oggi in Italia. Quel che potremmo fare, si dice populista, con il prezzo, con i miliardi buttati in un cacciabombardiere. E noi ci interessano le priorità oggi, le priorità del nostro paese sono priorità sociali, economiche, certamente anche legate alla sicurezza nazionale, ma per garantire maggiore sicurezza occorre investire nelle forze dell'ordine, molte delle quali, sapete, mettono benzina in tasca loro, carabinieri e poliziotti. Diceva proprio qualche secondo fa che la NATO nasce a scopi difensivi, sì. Però gli schieramenti vengono fatti nei paesi del Baltico, limitrofi alla Russia, e non si parla quasi mai di intervento nel Mediterraneo. Lì sono esercitazioni militari, piuttosto anche, potrebbero anche essere pericolose, fatte perché un domani insomma ci potrebbero essere degli scenari catastrofici. Lo ha detto il Papa che assistiamo ad una terza guerra mondiale a pezzetti. Queste sono parole del Papa, le condividiamo drammaticamente. È per quello che occorre distendere gli animi attraverso cooperazione, attraverso dialogo, attraverso nuove forme appunto di linee politiche da parte dell'Italia, deve essere autonoma. Altre cose? Io risposta? Domande? Avete preso tutto? Io rispondo ad ogni cosa. Quarto, Livorno, Bagheria, Virginia Raggia, le Puche, a posto. Grazie. Io ho risposto a tutto quanto, grazie. Senza nessun, grazie a voi, buon lavoro a tutti voi professionisti e giornalisti, grazie a voi. Qui sono tutti i giornalisti, cameraman che mi stringono la mano, perché li ho rispettati come sempre. Quel che non rispettiamo e contrastiamo è il sistema mediatico degli editori impuri, perché questo non garantisce libertà di stampa. Ciao a tutti e ci vediamo a Polignano e San Foca, Salento, domani. Ciao.